permetti la concretezza di questa quarantina di pagine, ma perché, come testimonia anche il nostro ordine del giorno, ci siamo posti il problema di come si possono valutare poi le ricadute di risultati, ed è per questo che abbiamo proposto anche un maggiore riscontro all'Assemblea legislativa dei risvolti pratici e anche un maggiore riscontro di quelli che vengono annunciati all'interno del documento come piani triennali, che a questo punto però ci risulta passerebbero non dall'Assemblea ma soltanto dalla Giunta. Quindi oggi noi leggiamo 40 pagine e sono ben strutturate e promettenti sul piano dell'articolazione, alcune già che abbiamo già incontrato in altri documenti come il patto per il lavoro, ma le scelte insomma chiediamo che vengano comunicate poi all'Assemblea, perché ci sembra che in questo modo si rischi vengano fatte quelle concrete, quelle nel merito, quelle di dettaglio, dalla sola Giunta, quindi senza un confronto vero, puntuale. Poi ricordiamo che, visto che il paragrafo 6 del programma precisa che questi piani triennali verranno in ogni caso, saranno in ogni caso oggetto del confronto, dice, con il partenariato nelle sedi previste dalla normativa regionale, ci chiedevamo appunto se questo significa che i piani triennali, ossia quei documenti che riportano le scelte più concrete, quelle di dettaglio rispetto al programma più ampio, più di scenario che è in discussione oggi, verranno quindi sottoposti al confronto con organizzazioni imprenditoriali, con organizzazioni sindacali, ma quando? Al confronto con i consiglieri. E su questo ci permettiamo anche di ricordare che le cosiddette sedi di confronto previste dalla normativa regionale sono tali nei fatti da 18 anni e rischiano quindi di non corrispondere più a un mondo che nel frattempo in parte è anche mutato. Nate nel 98, confermate con la legge regionale 12 del 2003, non risultano rinnovate nella loro articolazione da allora. Quindi il rischio qual è? È che siano rappresentate organizzazioni che riflettano un mondo diverso anni luce da quello che abbiamo intorno a noi oggi, un mondo che in altre regioni, con maggioranze di governo e con un tessuto sociale simile al nostro, però sono state oggetto di revisioni normative, sono state oggetto di verifica di quella che sia poi la loro reale rappresentanza all'interno del mondo del lavoro e della formazione, ma non in Emilia Romagna. Quindi le sigle che entrarono nelle commissioni di concertazione nel 98, che adesso sono l'oggetto di questi confronti di partenariato sull'attuazione del programma stesso, non ci consentono di dire che effettivamente il confronto sarà nel merito all'interno dell'Assemblea legislativa, quindi con i consiglieri regionali, e all'esterno col mondo reale, con un mondo che appunto è cambiato. L'ODG ovviamente voteremo a favore, pongo alla vostra attenzione quindi l'importanza della valutazione, quindi la possibilità di sapere quali sono le ricadute occupazionali di queste politiche formative e come può oggi quindi esprimersi l'Assemblea su questo programma se ad esempio non è messa a conoscenza dei risultati, delle ricadute occupazionali dei programmi precedenti. Quindi il punto questo. Ci chiediamo l'obiettivo dell'inclusione, con quali risorse, con quali strumenti verrà realizzato, l'integrazione fra servizi per l'inserimento al lavoro e il sostegno al reddito, in che modo si realizza, un programma in ogni caso che, su cui chiediamo indicazioni sui risultati, che siano risultati attesi, ricercati, che siano risultati previsti e che quindi ci consenta di capire meglio dove sta andando, in che direzione si svolge e con quale confronto, con quali poteri forti di una volta, poteri forti ancora attuali in questa regione, non lo sappiamo, vada la programmazione dei fondi. Grazie.